Buonasera. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Allora, questa è una storia di canzoni, o forse anche possiamo dire un pezzo della storia attraverso delle canzoni. È una storia che ci riporta indietro, per farci rivivere in musica tempi che noi vorremmo sempre più lontani. Riascolteremo queste canzoni nella interpretazione di un quintetto jazz straordinario, con una cantante e degli strumentisti che hanno già una certa familiarità con questo tipo di musica, che è dolente anche quando vuole essere eroica. Perché la guerra, bisogna dirlo, anche quando è pensata giusta, quando è ardentemente desiderata, è pur sempre una storia di giovani che vanno a morire, e lo sanno. Ancora più dolorosa questa musica quando rifiuta la guerra. Anche qui ci saranno canzoni che racconteranno questo rifiuto per la guerra, e anche queste canzoni hanno fatto la storia. Per questa serata e per questi musicisti c'era bisogno di una musica un po' particolare, musiche conosciute, famose, rappresentative e naturalmente che si prestassero a essere rivissute secondo l'estetica del jazz. Cosa non facile per alcune di queste, lo sentirete, ma vedrete quanto, con quanta classe, quanta intelligenza questo gruppo è riuscito a far rivivere questa musica lasciandone intatto il sapore originale. Scoprirete anche un'altra cosa che non è facile spesso notare. Tante melodie hanno avuto parecchie vite, perché erano belle, appassionate, giuste per quel momento, per quella guerra. E capitava in guerra che si avesse bisogno di cantare. Il bisogno era dettato dalla necessità, dal bisogno di farsi coraggio, di aiutarsi a marciare. E non sempre si aveva un compositore a disposizione. E quindi si usavano temi, inni, canti vecchi, già conosciuti, a cui si applicavano a volte anche nuove parole. E le canzoni contro la guerra naturalmente avevano più tempo per essere pensate e quindi venivano, nascevano, erano nuove, alcune ce ne sono nuove e le ascolterete anche queste. Io vi introdurrò mano a mano le canzoni che il gruppo interpreterà, tanto per inquadrarle, dire due parole e poi lasciare ovviamente a loro il compito di divertire nel senso alto della parola. Cominciamo con, io ve le introduco le prime due e poi ovviamente introdurrò i musicisti. La prima è una canzone conosciutissima negli Stati Uniti d'America e anche da noi. Si tratta di The Battle Hymn of Republic, inno di battaglia della Repubblica. Era il canto dei soldati dell'Unione, quelli del nord, in divisa blu, i nordisti, appunto durante la guerra di secessione, la guerra civile americana che ha diviso in due il paese, nordisti e sudisti. Questo inno fu scritto, badate, guardate un po', da una donna, di un'ottima famiglia newyorkese, si chiamava Julia Ward Howe, e la scrisse all'indomani di un incontro che ebbe con Abramo Lincoln nel 1861. La immaginò sulla musica di John Brown's Buddy, conosciuta anche sicuramente, è quella il cui ritornello fa Glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah. La conoscono tutti. Questo inno era un inno probabilmente di origine britannica o forse di origine africano-americana, non si sa. Comunque fu rielaborato proprio nei primissimi giorni della guerra di secessione da William Steff insieme ad altri soldati dell'Unione. Questo inno non solo è tutto raccantato, è proprio il simbolo degli Stati Uniti d'America. Nella sua stupenda sinfonia New England Holidays, il compositore Charles Eve ha utilizzato in due dei quattro movimenti della sua sinfonia, che non è questa, in due di questi quattro movimenti della sinfonia, ha utilizzato proprio una citazione di questo inno. In un primo Decoration Day, in cui si racconta il momento in cui si portavano fiori ai caduti della Prima Guerra Mondiale, e in un secondo momento, in questo secondo movimento, quando vuole ricreare l'atmosfera del The 4th of July, il 4 luglio appunto, che è la festa nazionale americana.
Un poeta, Walt Whitman, un grande poeta americano, ha cantato quella guerra. Suo fratello è stato ferito e lui l'ha curato e ci ha dato dei flash, ce l'ha raccontata in una poesia con come fosse veramente alcuni stacchi di un bruttissimo film, allora non ancora inventato. Sono versi molto forti che ci danno immediatamente questa impressione, no, di atrocità. A volte il rumore di uno sparo schiocca isolato, come una frustata. Ora un fuoco di fila irregolare. Le folte colonne si incalzano. Le compatte brigate si susseguono, balenano fioche, arrancano sotto il sole. Gli uomini impolverati, disposti in schiere, salgono e scendono, secondo le ondulazioni del terreno, interrotti qua e là da artiglierie, rombano le ruote, i cavalli sudano, il corpo d'armato avanza. Noi potremmo immaginare questa visione, questo quadro identico, negli stessi giorni da noi in Italia, quando i ragazzi della spedizione dei Mille, guidati da Garibaldi durante la guerra del Risorgimento, cantavano invece, non cantavano quell'inno, ma cantavano una canzone straconosciuta da noi, Addio mia bella addio, conosciuta anche come la partenza del soldato, che fu scritta che questa è la seconda canzone che voi sentirete reinterpretata da questo gruppo. Questa canzone fu scritta da un avvocato, ovviamente un rivoluzionario, un poeta, Carlo Alberto Bosi, quando a 35 anni decise di andare a combattere insieme ad altri 300 studenti toscani e andò appunto a combattere a Curtatone nel maggio del 1848. Non furono poche le canzoni che furono scritte per questo periodo storico, quando questi giovani andavano a combattere per l'unità d'Italia, questa battaglia incredibile che pare non sia ancora terminata. Ma anche durante poi la guerra della Prima Guerra Mondiale, tante canzoni, tanti inni per marciare, per andare poi a morire. Ma questa canzone, questa partenza del soldato, è sicuramente la più completa, la più carica di grazia, di volontà morale, di amore, di nostalgia, e fu giudicata tra le più belle proprio da un altro grande, un altro avvocato, un altro rivoluzionario, Pietro Gori, autore di Addio Lugano Bella, e nel 1883 la descrisse così, come questa partenza del soldato, la più popolare, gentile canzone che sia stata scritta e cantata da coloro che combatterono le guerre dell'indipendenza dal 1848 al 1878. Fidiamoci di questo giudizio, ovviamente. A questo punto io taccio e invece vi presento, vi faccio entrare i musicisti. Alessandro Collina, pianoforte. Marc Peillon, contrabbasso. Rodolfo Cervetto, batteria. Simona Abbondanza, la voce. Fabrizio Bosso, tromba. Vi lascio a loro. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the graves of brothers would. He hath loosed his faithful lightning of his terrible swift sword. He is truth, he is marching. Hundred circle camps, they have builded him an altar with a few and
trumpet that you never gonna retreat. He is sifting out the hearts of men before his judgment seat. Oh, be swift, my soul, to answer him, but you be led by feet. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Thank you.
speranza di casa, a nostalgia di casa. Forse non tutti sanno che la parola nostalgia fu inventata, o fu scoperta comunque, il termine, nel XVII secolo, da un medico svizzero, Johannes Hofer, alle prese con una patologia dei suoi connazionali, costretti all'arruolamento e quindi a restare lontani dal proprio paese, dalle proprie vallate. Di questa patologia morivano, non c'era cura. L'unica possibilità era farli tornare, ma molti morivano di nostalgia. Ci fu, insomma, coniò questo termine, questa nostalgia, ovviamente di etimologia greca, ma uno delle canzoni, uno dei temi che più si avvicina a questa nostalgia, che parla di questo, è una canzone scritta per una piccola città irlandese, si parla della Prima Guerra Mondiale, una piccola città irlandese, Tipperary, che era la città da cui provenivano i genitori di chi l'ha composta, Jack Judge, che la scrisse nel 1912 per un music hall. It's a long way to Tipperary. La Gran Bretagna dichiarò guerra alla Germania il martedì 4 agosto del 1914. Un giornalista inglese raccontò di averla ascoltata la prima volta da un reggimento irlandese in marcia attraverso Boulogne, pochi giorni dopo, 13 agosto del 1914, pochi giorni dopo la dichiarazione di guerra. Quando quelle prime truppe, ancora composte quasi esclusivamente di volontari o gente di carriera, si avviava verso quella guerra che avrebbe dovuto durare soltanto fino a Natale. In realtà li vide impegnati in una guerra lunghissima, piena di orrori, di disfatte, di orrende trincee. Dunque, Tipperary divenne famosa molto brevemente, fu proprio l'inno delle truppe britanniche. Fu incisa nel novembre del 1914 da un tenore irlandese, John McCormack, che la rese famosa in tutto il mondo. È una lunga strada per Tipperary, una lunga strada dove andare, per la ragazza più dolce che conosco. Arrivederci Piccadilly, addio Leicester Square. È una lunga strada per Tipperary, ma il mio cuore è là. Il tema della ragazza, il tema della casa che si abbandona, che si deve lasciare, due temi forti che aiutavano questi giovani a marciare verso la morte, quasi molti, molti di loro, e verso queste terribili trincee, appunto. Che cosa potessero pensare questi giovani durante la Prima Guerra Mondiale, ce lo fa percepire una meravigliosa poesia, William Butler Yeats. Una breve poesia si intitola Un aviatore irlandese prevede la sua morte. So che incontrerò il mio destino, da qualche parte, tra le nuvole, lassù. Non odio quelli che combatto, non amo quelli che proteggo. Il mio paese è Kiltartan Cross, i miei compatrioti i poveri di Kiltartan. Una fine non porterebbe loro alcuna perdita, né li farebbe più felici di prima. Né la legge, né il dovere mi spinsero a combattere, né uomini politici, né folle plaudenti. Un solitario impulso di piacere mi spinse in questo tumulto tra le nuvole. Ho bilanciato tutto, ho riportato tutto alla mente. Gli anni a venire sembrano fiato sprecato gli anni passati, in equilibrio con questa vita, questa morte. La seconda canzone che invece riascolteremo è una di tutt'altro tono, legata a una guerra di volontari, la guerra civile spagnola. È un tono completamente diverso, come dicevo, orgoglioso, pieno di minacciosa speranza. La canzone è Los Cuatro Generales. Questa canzone è una di quelle canzoni che inserisce un nuovo testo su un vecchio motivo, e fu proprio Federico García Lorca, il grande poeta spagnolo, a trovare un canto popolare del XIX secolo, che è un canto, i quattro mulattieri, il canto dei quattro mulattieri che vanno in campagna, quello del mulo leardo, bruno e alto,
cambiò ovviamente le parole per questo canto, che era un canto, lo squadro di una sfida ai quattro capi della rivolta, il famoso alzamento del 18 luglio del 1936 contro la Repubblica. Quattro generali, Emilio Vidal Mola, José Varela, Gonzalo Queipo de Llano e Francisco Franco. È una di quelle canzoni, appunto, come dicevo, che adattano un nuovo testo. La cantò Federico García Lorca, la cantarono poi, la portarono negli Stati Uniti d'America i volontari delle Brigate Internazionali. Ed entrò questa canzone nel jazz nel 1969 con la Liberation Music Orchestra di Charlie Haden e Carla Bley. Sabato 7 novembre del 1936, quattro colonne di insorti, le truppe della legione africana, i Moros, al comando del generale Varela, marciano su Madrid, arrivano al Manzanarre, ai ponti sul Manzanares, arrivano al ponte francese, ma lì l'artiglieria si difende e li respinge. Nel pomeriggio di domenica arrivano a Madrid le prime truppe delle Brigate Internazionali, questi volontari, 3.000 uomini da tutta Europa e non solo, moltissimi italiani, moltissimi tedeschi, che arrivano in aiuto di questa gente di Madrid. E vi leggo poche righe di quella che è conosciuta col nome della Passionaria, la quale ha scritto un libro ovviamente su questi giorni, una rivoluzionaria, Dolores Ibárrola, la quale ha scritto in pochissime righe il momento in cui il popolo di Madrid vide arrivare queste Brigate Internazionali che marciavano per la città con degli inni in aiuto appunto loro. Gli uomini e le donne che restano nella capitale sono disposti a difendere la loro bella città, pietra per pietra, casa per casa, strada per strada. L'imminenza dell'attacco nemico tiene la popolazione allerta, preparata. Si fanno calcoli, si misurano le possibilità. Le ore passano, la tensione si fa insopportabile. Coi pugni stretti, con l'orecchio attento, lo sguardo fisso, lì dove il nemico pondera, cerca un punto debole dove irrompere per lanciare all'assalto le sue orde, i madrileni aspettano, aspettano. Nel silenzio, impregnato di minacce, di pericoli, di sorprese sanguinose, comincia a udirsi un rumore ritmico che scuote, passi decisi, cresce, si approssima. Si ode ora distintamente il rumore delle scarpe ferrate sul pavimento delle strade. C'è un momento di stupore, di indecisione. Ma chi viene? Chi sono quelli che si avvicinano? Chi sono gli uomini che il 7 novembre 1936 marciano per le strade della nostra Madrid, muti, alteri, severi, col fucile in spalla, la baionetta innestata, facendo tremare il suolo sotto i loro piedi? Dietro le finestre socchiuse, sguardi febbrili seguono il cammino di coloro che avanzano, mentre le mani si serrano sulle armi, sulle bombe pronte per essere lanciate. Le donne, disperate, dicono agli uomini: «Ma sono entrati! Che cosa aspettiamo?» Si ode un ordine, una voce di comando in una lingua straniera che spazza come una frusta l'aria della strada. Le prime strofe di un inno vicino e caro accompagna il ritmico movimento degli sconosciuti. L'aria si riempie di suoni, di parole vibranti, solenni, che fanno fremere i madrileni. «Dio mio, ma non è un sogno questo?» si chiedono le donne con parole in cui tremano i singhiozzi. Gli uomini che sfilano per le strade di Madrid assediata cantano l'Internazionale in francese, in italiano, in tedesco, in polacco, in ungherese, in rumeno. Sono i volontari delle Brigate Internazionali che, all'appello dell'Internazionale comunista, sono venuti nel nostro paese per lottare e forse per morire insieme a noi. Il popolo madrileno si lancia per la strada incontro a coloro che sa suoi nemici. Uomini e donne, in un impulso incontenibile e commosso, abbracciano, piangendo, i combattenti delle Brigate Internazionali. E questa è la canzone che ora voi ascolterete, reinterpretata da questi straordinari musicisti.
paved with culture, everyone was gay, singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square, till Betty got excited and he shouted to them there. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go, it's a long way to Tipperary. His Irish Mario, saying, should you not receive it, write and let me know. If I make mistakes in spelling Molly, dear, said he, remember it's the band that's bad, don't lay the blame on me. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go, it's a long way to Tipperary. Los cuatro generales, los cuatro generales, los cuatro generales, mamita mía, que se han alzado, que se han alzado. De las bombas se ríen, mamita mía, lo
Chiedo a Fabrizio di aiutarmi in una brevissima, una parentesi di Ungaretti, una brevissima poesia, tutte le poesie di Ungaretti sono brevi, comunque una poesia della Prima Guerra Mondiale, scritta il 23 dicembre del 1915, si intitola Veglia. Un'intera nottata, buttato vicino a un compagno massacrato, con la sua bocca digrignata, volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio, ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita. Bene, altre due canzoni, molto diverse l'una dalle altre. Wenn die Soldaten, quando i soldati marciano per la città. Era una marcia negli anni 30 molto aggressiva, che risaliva alla prima metà dell'Ottocento. Marlene Dietrich la cantò stravolgendola, ne ha rallentato, tutti voi conoscerete questa canzone di lei, rallentandone talmente la melodia, la musica, che la trasformò. Appunto caldo, baldanzoso e aggressivo in qualcosa di molto sommesso e disperato contro la follia della guerra, della follia militare del nazismo. Quando i soldati marciano per la città, le ragazze aprono le porte e le finestre. Ma perché? Perché soltanto per il frastuono glorioso delle loro fanfare? Fazzoletti, bicolori, baffi e stellette, cuori e baciano le ragazze volentieri. Ma perché, perché, parapunza punzipa. Una bottiglia di vino rosso, un pezzetto d'arrosto fanno avere le ragazze ai soldati. Quando sul campo scintillano bombe e granate, piangono le ragazze per i loro soldati. Ma perché, perché. E quando i soldati ritornano a casa, le loro ragazze sono già belle e sposate, perché. Da questa canzone, stravolta, appunto ritorta, invece una canzone molto più, come dire, molto fiera. Passiamo invece alla Francia, la canzone del disertore, Le Déserteur, canzone scritta da Boris Vian, personaggio straordinario, un intellettuale, poeta, commediografo, drammaturgo e anche folle trombettista nella Parigi degli anni 50. Lui la scrisse con la musica di Harold Berg e la cantò nel 1954, immediatamente censurata da un paese che allora era diviso da questa guerra che gli algerini chiamarono la rivoluzione, la guerra appunto di liberazione dell'Algeria, guerra che poi durò tantissimo, quasi 8 anni, 7 anni e mezzo, finì soltanto il 5 luglio del 62, quando appunto ci fu la conquista della propria indipendenza da parte dell'Algeria. Iniziò la guerra in Algeria nel 1954, nel novembre, il primo novembre del 1954, quando dei guerriglieri del Fronte di Liberazione Nazionale dell'Algeria lanciarono una serie di attacchi organizzati in tutta l'Algeria. E iniziò appunto questa sanguinosissima guerra che divise profondamente anche il paese. E ci furono una serie anche di avvenimenti atroci, di terrorismo, di paura, di atti, di bombardamenti sanguinosissimi. Ora, questa canzone, proprio all'indomani quasi dell'inizio della guerra, fu mandata da questa stazione radio Europa 1 e fu subito uno scandalo. Perché? Perché innanzitutto l'atteggiamento delle parole di questa canzone sono di un sereno disfattismo proprio. E poi
anche perché si rivolgeva nella versione originale questa canzone direttamente al Presidente della Repubblica. Ora, il disco di Vian uscì e fu immediatamente tolto dalla circolazione, fu sequestrato e fu autorizzata soltanto un'edizione edulcorata, censurata, cantata da Marcel Mulgy, ma scomparve anche subito dopo, per ricomparire poi nel 1966, quando ormai appunto i giochi erano fatti, quando ormai era finito il problema della guerra in Algeria appunto, e venne anche riproposta, venne portata fuori anche dalla Francia, varcò l'oceano e fu ripreso anche negli Stati Uniti d'America da un trio folk, Peter, Paul and Mary, che resero famose anche altre canzoni in quel periodo. Cambiarono il titolo, divenne The Pacifist, il pacifista, ed era cantata in quel momento in cui iniziavano alle università di California e Berkeley le prime proteste contro la guerra in Vietnam, negli Stati Uniti appunto. In Italia fu portata al successo da Luigi Tenco. Quindi Wendy Soldaten e Il Disertore. Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren, öffnen die Mädchen Fenster und die Türen. Ei warum, ei darum, ei warum, ei darum, ei bloß wegen dem Chindra Sabundra Sasa. Ei bloß wegen dem Chindra Sabundra Sasa. Zwei Farbe Tüchern, Schnauzbart und Sterne, Herzen und Küssen die Mädchen so gerne. Ei warum, ei darum, ei warum, ei darum, ei bloß wegen dem Chindra Sabundra Sasa. Ei bloß wegen dem Chindra Sabundra Sasa. Ein Flasche Rotwein und ein Stückchen Braten geben die Mädchen um ihren Soldaten. Ei warum, ei darum, ei warum, ei darum, ei bloß wegen dem Chindra Sabundra Sasa. Ei bloß wegen dem Chindra Sabundra Sasa. Wenn im Felde blitzen Bomben und Granaten, weinen die Mädchen um ihre Soldaten. Ei warum, ei darum, ei warum, ei darum, ei bloß wegen dem Chindra Sabundra Sasa. Ei bloß wegen dem Chindra Sabundra Sasa. Wenn die Soldaten kehren in die Heimat, sind unsere Mädchen längst schon verheiratet. Ei warum, ei darum, ei warum, ei darum, ei bloß wegen dem Chindra Sabundra Sasa. Ei bloß wegen dem Chindra Sabundra Sasa. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne
Depuis que je suis né, je veux mourir ma père, je veux partir ma frère et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert, elle était dans sa tombe et c'est mon cœur des bombes et c'est mon cœur. E gli altri? La Cina, per esempio, combatté l'invasione giapponese nella Seconda Guerra Mondiale, poi l'esercito si divise e una colonna rivoluzionaria con una celebre lunga marcia conquistò Pechino sotto la guida di Mao Zedong. Il canto di questa gente, di questi militari, era la marcia dei volontari, che compose Nie A R su un testo di Tian Han nel 1934, ma la leggenda vuole che Tian Han scrisse le parole di questa canzone su una cartina di sigaretta quando venne arrestato nel 1935 e fu portato da Shanghai nella prigione di Kuomintang. Comunque la canzone La Marcia fu resa subito famosa da un film che fecero sulla storia di un volontario nella guerra appunto contro il Giappone. Venne anche già nel 1935 incisa su disco. Alterne vicende per questa canzone, per questo inno, perché quando durante la rivoluzione culturale Tian Han fu nuovamente incarcerato, ovviamente fu proibito questo inno. Allora l'inno ufficiale divenne l'Oriente Rosso. Invece la Marcia dei Volontari tornò a essere inno nazionale cinese nel 1978, però con altre parole, fino al 1982. Finalmente nel 2004, quindi da pochissimo, il Congresso Nazionale del Popolo ha reso l'inno ufficiale la Marcia appunto dei Volontari, addirittura con un emendamento alla Costituzione, citato subito dopo la bandiera nazionale. Un famoso cantante americano, famoso, tutti lo ricorderanno sicuramente, in Old Man River, quel meraviglioso cantante lirico, voce bassa, bellissimo uomo e anche splendido attore, comunista, africano-americano, figlio di uno schiavo fuggiasco, incise questa canzone intitolata Arise. E in questa canzone ovviamente mette insieme le armonie cinesi con delle melodie più occidentali. La canzone era Chi Lai, come la pronuncia appunto Robeson. La canzone dice questo: alzatevi tutti voi che rifiutate di essere schiavi, forgiate la carne e il sangue nella nostra nuova grande muraglia.
Tutti i cinesi fronteggiano il pericolo più grande. Ognuno è spinto a lanciare il grido finale: alzatevi, alzatevi, alzatevi. I nostri milioni di cuori battono come uno solo. Sfidiamo il fuoco nemico, marciamo, avanti, marciamo. Questa è la prima canzone che vi proporranno. La seconda è una canzone invece americana, perché fu proprio in Oriente che l'America trovò nuove guerre, prima in Corea e poi in Vietnam. Ormai però erano gli anni 60 e quei giovani nel primo dopoguerra, della seconda dopoguerra, non ne potevano più di combattere, non ne volevano un'altra di guerra, e le loro canzoni furono proprio quelle della nuova protesta. Due simboli fondamentali, due canzoni conosciutissime. La prima è un inno delicato che si è sempre cantato durante le marce per la pace, Where All the Flowers Gone, composto dal folk singer Pete Seeger, che cantò anche Marlene Dietrich durante il periodo della Guerra Fredda, e si è ascoltata sempre appunto durante queste grandi marce per la pace. La seconda, ancora più conosciuta, è Blowing in the Wind di Bob Dylan, che lo fece diventare famoso praticamente, tuttora è la sua canzone più conosciuta, ed è una ballata invece molto più tenue. Sono due modi diversi in fondo, queste due ballate, di dire: ci avete promesso un mondo tutto per noi, ora ve lo state riprendendo con la nostra vita dentro. Chilai bui wan son ulu duran man by woman this year chu chang woman sin de chang chang jong wa min so dao le zui wishin de shi ho mei ge ran bai po su fao shu sui han di hao shang chilai 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 我们挽住黑心冒着敌人的爆火前倾前倾前倾前倾前倾前倾 Gone, a long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Girls have picked them, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nehmen sie geschwind. Und wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? They ever learn? When will they have?
Wahnsinn, was ist geschehen? Sag's, wo die Soldaten sind. Über Gräben weht der Wind. Und wann will man ever learn? When will they ever learn? Where have all the graveyards gone? Long time passing on. Where have all the graveyards gone? Long time ago. Where have all the graveyards gone? Covered with flowers, everyone. And when will they ever learn? When will they ever learn? Thank you.
is washed to the sea. And yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head, pretending he just doesn't see? Bella musica, bellissima. Non tutto è senza speranza. E finiamo con una coppia di canzoni diversamente ottimiste. Nella già citata guerra fredda, in quella parte di Germania che rimase nell'area di influenza e di occupazione militare dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, dell'URSS, e che in quanto tale non ebbe per quasi tutta la propria esistenza il riconoscimento di nazione, due intellettuali comunisti, il poeta e drammaturgo Bertolt Brecht e il compositore Hans Heisler, scrissero un inno per i bambini. Per i bambini di una Germania finalmente unita, che al contrario dell'orribile mostro Germania che pochi anni prima aveva mangiato l'Europa, quando cantava Deutschland, Deutschland, über alles, sopra tutti, per una Germania che non fosse neanche sotto, ma in cui una Germania in cui tutti potessero darsi la mano, portandosi amore, tenendosi appunto per mano, e potessero anche rientrare nell'amore del mondo che li aveva prima temuti e poi combattuti. Questo è il First Lied der Kinder, canto di festa dei bambini, appunto. La musica è quella che Heisler aveva scritto per i risorti delle rovine, inno nazionale della Repubblica Popolare Tedesca dal 1949 al 1990, quando poi ci fu appunto la riunificazione delle due Germanie. E la scrisse su una poesia di Johannes Becher. E Brecht la tramutò, la prontò per un testo per dei bambini, appunto, e l'inno fu inciso nel 1953 da Ernest Busch, un grande attore e cantante tedesco che, guardate un po', era andato a combattere con le brigate internazionali nel 1937 a Madrid e aveva anche lui inciso, ovviamente in tedesco, Los Cuatro Generals. L'ultima canzone invece è una canzone che accompagnò in guerra i soldati russi contro i tedeschi e gli italiani, e che i partigiani italiani usarono dopo la sconfitta, ricoprirono di nuove parole e la cantarono, la scagliarono contro il nemico che ancora occupava la nostra nazione. Si tratta di Katyusha, Caterinuccia. Fu composta nel 1939 in Russia, ovviamente, da Matvey Blanter, con le parole di Mikhail Isakov. Alcuni anni dopo, questo nome, Katyusha, dette il nome a una macchina da guerra, un lanciarazzi, che fu molto efficace per il lancio di 9 piccoli razzi che contribuì in qualche maniera alla riscossa la riscossa sovietica dopo Stalingrado. Quella canzone, che era una canzone d'amore per questa Katyusha, appunto, che i giovani soldati russi cantavano riprendendosi la propria nazione dai tedeschi, questa canzone arrivò in Italia, ovviamente fu cantata in italiano, arrivò in Italia con gli alpini decisi a liberarla
dai residui dei regimi totalitari. E Felice Cascione, un medico e partigiano imperiese che è morto in battaglia nel 1944, nel gennaio del 1944, le diede nuove parole. Fischia il vento, in furia la bufera, scarpe rotte, eppur bisogna andar a conquistar la rossa primavera dove sorge il sol dell'avvenir. Mi sono messa la cravatta col sole. Quindi, fischia il vento, ancora un vento in cui altri ragazzi cantarono di coraggio, di libertà, affinché altri venti potessero cantare liberi oggi. Arrivederci. Leidenschaft nicht noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühe, wie ein anderes gutes Land, dass die Völker nicht erbleichen, wie vor einer Räuberin, sondern ihre Hände reichen uns wie andere Völkern hin, uns die anderen Völker. Nicht höher und nicht unter, andere Völkern wollen wir sein. Von der See bis zu den Alpen, von der Oder bis zum Rhein. Und weil wir dies Land verbessern, lieben uns, beschirmen wir's. Und das Liebste mag's uns scheinen, uns wie andere Völkern so wie anderen Völkern hieß. Andere Völker hieß.
Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Ходила, песню заводила, про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи песни берегла. Posso? Alessandro Collina al pianoforte. Marc Payon
al contrabbasso. Вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, Катюша, выходила на берег крутой. Выходила на берег Катюша, выходила на берег крутой. Руди Черветто alla batteria. Elisabetta Pozzi. Und der Haifisch, der hat Zähne, und die trägt im Gesicht. Und McGift, der hat ein Messer, und doch das Messer sieht man nicht. An einem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand. Und in der Menschen geht um die Ecke, den man Mackie Messer nennt. Oh, und Schmollmeier,
auf Leid verschwunden, mit so manche reiche Mann. Und sein Geld hat hartnäckig Messer, und den man nichts beweisen kann. Und das große Feuer in Soho, sieben Kinder und ein Kreis. In der Menge geht Mackie Messer hin und Magnifrat und der nichts weiß. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, erwachten auf und war geschändet. Mackie, welches war dein Preis? Und denn die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht. Nun man sieht die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht. Nun man sieht die im Licht, die im Dunkeln sieht man nicht. Musik.
Simona Abbondanza.